Amici da Jokes and Jewelry, ben ritrovati con voi, Sebastiano Manunzi. Alle macchine, Steven Solitro. Diablo Stevie. Qui per questo tesissimo match, Pegasus Prime, Ravenna Diablos Delta. Check it, primo set. Subito due palle recuperate per i Prime con Phobos che dalle retrovie arriva subito all'assalto. Prime con tre palloni, il tempo per lanciarli. Arriva la botta doppia contro Harry, cessi il taglio per recuperare i palloni. Così basta. Sì, dopo segui un po' l'azione. Cessi Harry, la connessione, la botta del singolo Harry con Cessi che tiene lì, grande pressione da parte del numero 7. Pallone girato alla Deb, che poi rigira Cessi con Harry che allarga il campo alla perfezione. Arriva la botta, subito botta doppia contro Nicolò, non va. Tentativo di recupero da parte di Dani. Il pallone alla fine resta nella parte delta con Dessa pronto a passare a Spritz, che poi gira a Harry. Grande finta da parte di Harry, il taglio davanti a Spritz, la botta secca con Nicolò Colombi in scioltezza, proprio easy per lui. Botta doppia, non va. Gran bel giocatore Nicolò, è partito subito bene, è sempre un brutto cliente. Arriva la botta praticamente di solo polso, poca roba da provare per i Delta. Ancora l'assalto Prime, botta singola che non va a destinazione, serie di finte da parte di Daniele, Cessi che va giù in post. Nicolò, Daniele, la botta di Dessa, alla fine arriva il tiro del solo Nicolò. Cessi che per un motivo o per un altro riesce a passare di là, la serie di finte. Partita piuttosto bloccata tatticamente in questo primo set, non si è ancora aperta per bene. Arriva la botta di Cessi, alla fine va sotto Nicolò Colombo, sempre con questo tiro praticamente solo di polso e spalla, come un rilascio davvero veloce, davvero setato. Daniele, il numero 24 dei Prime, la botta del solo Daniele che prova a incrociare tutto campo su Spritz, non va. Per il momento comunque ottimo primo set condotto dai Prime, che stanno impedendo ai Delta di entrare in ritmo in qualsiasi maniera. Spritz, la finta, non va, forse un pelo in ritardo, tiro da ferma, alla fine arriva la botta del solo Nicolò, che comunque non impensierisce, è un attento De Santis. Pallone girato di là, ancora Daniele e Nicolò all'assalto, Dessa che raddoppia in zona palla, arriva il tiro di Spritz con Andrea che quasi ci sta per mettere la mano. Harry ancora una volta gira Spritz, che poi lascia scorrere per il pirata che gira all'ispanico. Cessi nello spot di sinistra, bellissimo il taglio, alla fine arriva la cinghiata, non va, Dessa a rimorchio! Pirata! 4 contro 3. E il tempo che finisce, bellissimo primo game, primo set condotto sulla difensiva dai Prime, 1-0, secondo set. Vediamo se la risposta Delta si farà attendere. Harry va subito fuori dai 3 metri per cercare di prendere Nicolò. L'assalto del solo Cessi, con il pallone che sfila tra il rientrante Nicolò e Dani. Ancora Cessi Harry a gestire il gioco. Bello il tiro di Cessi con Harry che poi decide di andare su Danny. Recupero abbastanza complicato. Ancora 4 contro 5, arriva la botta solitaria. Ah, non si può più fare quest'anno? Penso che... Devo recuperarla per forza. L'anno scorso sì. Bisogna recuperarla. Botta secca di Nicolò, arriva la botta doppia poi di Harry e di Cessi. Quattro contro quattro, Harry che arriva con la cinghiata, ma viene colpito da Nicolò Colombo, ancora ottimo, veramente questo ragazzo non ha ancora sbagliato niente dall'inizio della partita. Cessi, serie di finta, alla fine viene più avanti, Spritz che cerca la presa al volo ma non riesce.
capitano sta faticando un po', il capitano di Delta entra in ritmo. Ancora 4 contro 2. Arriva la botta del capitano, che poi va giù per provarla, niente da fare però. Palla girata dentro alla Debbie, arriva il gancio! È un avviso tiro nullo, già al secondo set per i Prime, da gestire. Sicuramente da gestire nell'economia di una partita può pesare. Doppio tiro con la Debbie che evita bene la situazione. Palloni che sfilano, alla fine si trovano i due esterni, la botta di Chelsea, 3 contro 2. A questo punto ogni eliminazione pesa veramente come piombo. Pallone girato dietro, rimane sola, Deb! Rischio sulle mani con il piccolo ausilio delle ginocchia. Alla fine Chelsea passa di là. Una sola palla da gestire. Dani allarga il campo, arriva la botta di Chelsea, secondi che sono tanti e impegnativi. C'è sicuramente poco tempo, Chelsea aumenta i giri del motore, 3 contro 1, Nicolò e Dani, nessuna fretta da parte dei Prime, arriva la botta doppia, non c'è nulla da provare, Chelsea ancora veloce, passa di là, rischio, si poteva prendere al volo, arriva la botta fuori ritmo, pallone che non resta lì, Chelsea che a questo punto non ha più palle da usare, va giù, anche in questo caso niente da provare, Chelsea abbastanza cannone, passa la palla, niente da fare, 2 a 0, bellissimo avvio dei Prime. La botta di Chelsea, tiro abbastanza corto, il numero 24 gestisce bene la situazione, ma poi con Colombo che raddoppia, la botta secca su Desa, niente a fare. Ancora Danny il 24, la finta di Harry, grande pressione da parte di lui, arriva la botta e colpisce Danny, forse una delle prime eliminazioni di Harry, che non è ancora entrato anche lui in partita definitivamente. Palla girata Dessa, ancora Henry ad inventare con un tiro ad aprire, Dessa dal centro del campo a gestire la situazione. Dessa spritz, la combinazione, botta doppia, la finta del 24, pallone girato poi dentro a Nico, il tempo che non parte giustamente perché sono stati in 4. Botta doppia proprio su spritz, che però è attento, oddio mio! Qui Nicolò particolarmente buono di cuore, saltino di Chelsea che poi va con spritz proprio su Andrea, niente da fare però, ancora 5 contro 4, botta del solo Dessa, una bella cinghiata di mancino, Henry e Chelsea a gestire la situazione, solo Chelsea. 24 sembra pronto un contropiede, comunque a scatenare la potenza dei suoi cavalli, ma non sta riuscendo per il momento. Botta su Dessa che non va, nel frattempo Andrea è eliminato, riga del 24 con Henry che questa volta decide di non chiudere il contropiede su Colombo e giustamente, meglio non rischiare, Dessa fuori ritmo, a sorprendere così un po' in controtempo. 5 contro 2, palla girata a Nicolò che sa come usarla però forse in ritardo, dici spritz addirittura. Preso Harry reclama l'eliminazione, vedremo poi il VAR, cosa dirà il VAR. Harry e Chelsea, la botta doppia sul numero 8. Delta abbastanza vicini alla chiusura di questo set, con il numero 8 che dovrà esibirsi in un certo numero di giocate per ribaltare un set che pare segnato per i Prime. Chelsea, Harry, la botta doppia, ancora il numero 8 molto attento, sta cercando la presa risolutiva che potrebbe cambiare la partita. Dessa spritz, la connessione, arriva la botta doppia con Dessa che si prende una piccola licenza poetica e finisce nel campo avversario. In effetti questo campo è veramente impegnativo, molto scivoloso e... Comunque, 2 a 1 con i Prime che ancora conducono. Quarto set. 3 palle recuperate, mio Dio, Harry! Lì Harry liscia tutta la squadra dei Prime. Alla fine
La scampano bene, pallone in shot pass girato da Nicolò Colombo che gestisce la situazione, doppia difesa astuta di Nicolò. Tre palloni ora per i Prime, passaggio di mani abbastanza confuso, alla fine Nicolò dalle direttive giuste e Spritz viene spettinato. 5 contro 4, grande pressione da parte di Dani che spaventa la Deb, che poi gira su Harry. Phobos nello spot di sinistra a gestire la situazione, Nicolò il 24, Harry giù in caduta con Nicolò che si prende la responsabilità di tirare da solo su Harry. E d'altronde quel rilascio setato con la palla un po' tagliata di polso è veramente fantastico, può permettersi certe cose. Ancora lui a gestire la situazione, e la botta possente di destra che arriva downtown con il 24 che... qui era dura, forse aveva colpito addirittura il 24. Botta secca di Nicolò, serie di tiri in solo che comunque a quanto pare riescono a fare i loro effetti, perché qui si sta 4 contro 2. Desa. Ancora una volta, sinistra a gestire la situazione, la botta possente di Nicolò con Dessa che va subito in pressione. Non gliene frega niente a Dessa. Pronto. La botta possente di Dessa, 360 di Dani, arriva Nicolò Colombo dietro la rimorchio con i 24, niente da fare. Alla fine c'è questo passaggio un po' alto oggi che... questo sottogambe, passaggio alto che è un po' rischioso. Dessa, la serie di finte, anche lui si chiede, ma era davvero palla? Era davvero palla, lo giuro, era davvero palla. C'è la fine che gira di là, Dessa che poi gliela passa, si prende il suo posto a sinistra, lascia giù la palla! Un pelo di ritardo per il capitano, a questo punto rimane Dessa da sole, sappiamo tutti che cosa ci può fare, cosa ci può dare. E allora daccelo Dessa che lo vogliamo. Arriva la botta doppia e non va. Dessa prova una 5. Uscita nei tre metri da parte di Dessa, che giustamente lo punisce con eliminazione. 3-1. Siamo al quinto set, giusto? Mi corre che sono sbaglio. 3-1, quinto set. Ma almeno te ti ricordi i set. Vabbè, è anche la prima partita che firmi, quindi. Qui cinghiata di Harry che ormai è diventato uno specialista nell'uscire dei tre metri e sganciare una sassata, sì, nel petto. È proprio il suo sport. Harry ad aprire. Questo tiro ce l'ha Harry, bisogna stare un po' attenti perché chiaramente un tiro ad aprire rappresenta sempre un'opportunità al volo per gli avversari. Se sono un po' attenti. Ancora 5 contro 4. Una partenza piuttosto classica in questa partita, ma... per i Prime poi è stato sempre sembrato quasi gioco facile poi ribaltarla. 24 Nicolò, soltanto il 24, concessi che arriva dal fondo, Nicolò mette Dessa girato e qui avrei voluto un 360 insistito al volo proprio con un bel contropiede, però Dessa giustamente aspetta un po'. Un attimo. I nostri insiders dicono 2 minuti e 4 secondi alla fine. Botta di Nicolò su Dessa, che poi cerca di, con Nicolò che poi cerca di provare al volo in arretramento su Harry. Chelsea, spot di destra, gestire il pallone, lo lascia andare per Spritz che poi lo recupera. Gira poi per Harry. Stesso copione da parte dei Prime. Pressione feroce di Harry e Nicolò. Harry subito! Che poi va giù. Ed era terra? Non lo so, io non l'ho vista a quel lato. Chelsea, la botta su Nicolò, gestisce bene la situazione. Va poi su Dessa. Hai visto come affettato, non tiro affettato. Spritz Harry. Nicolò Colombo comunque si sta dimostrando abile anche... off the ball, insomma, sta giocando lontano dalla palla e se la sta cavando più che bene. Arriva la botta doppia con Dessa che viene colpito. È a un minuto dalla fine, questa eliminazione pesa sicuramente sulla partita. Arriva Erico! Oh mio Dio, la presa di Nicolò, signori! Altro giro, altra corsa. Questo ragazzo veramente sta facendo un partitone. Non ha sbagliato praticamente nulla. 5 contro 3. Cesi che aspetta fino all'ultimo, cercando magari di approfittare una chiamatina di nullo, quelle robe un po' da furbesche.
che ci possono stare. Qui direi che manca tipo una trentina di secondi alla fine, forse di meno. Dovrebbero sbrigarsi i leghi. Molti discorsi, viene preso Daniele nel frattempo. Credo sia tipo l'ultimo tiro, massimo ne mancano due proprio se va bene. Arriva la botta tripla, non c'è assolutamente nulla da provare per i ragazzi. Ci si recupera il terzo pallone, qui con una velocità incredibile si potrebbe effettuare l'ultimo tiro. Eliminazione non buona, credo. No, tre pari. No, perché lì è sesto set. Questo Marco mi odierà per quello che ho detto. Ancora una volta, Eric, questa volta decide di non andare sul petto ma preferisce le caviglie. In ogni caso, avvio di set classico. Arriva la botta secca del solo Chelsea. Per il momento comunque i Prime si sono assicurati la vittoria. Vediamo cosa riusciranno a portarsi a casa di questa partita ancora. Chelsea la botta da lontano. Quattro palloni recuperati per i Prime. Prime che decidono di andare proprio contro Dessa. I due si parlano, il solo Chelsea contro Andrea, però molto bravo a leggere la situazione. Pallone girato poi a Dessa, i tiratori che cambiano vorticosamente, la botta di Nicolò che colpisce downtown. Ennesima eliminazione di questo ragazzo, davvero prodigio oggi, fuori di testa. Bellissimi tiro da fermo di Dessa, la palla che gira di là con Dani veramente abile a gestire la situazione e a schivare il tiro di Henry. Un po' frettoloso oggi nelle giocate. Harry Spritz, la botta di Nicolò che poi prova giù una classica presa drop, ma non riesce a concretizzarla a differenza del set precedente. Bella la difesa di Dani che vuole recuperare tre palloni. Sicuramente un buon modo per giocarsela contro questi Delta che hanno un paio di cannoni superiori rispetto agli altri giocatori del resto della squadra. Vediamo su chi andranno, arriva la botta doppia su Harry con la Deb che lo salva. Morelli vedendoci la caviglia a quanto pare. Harry e Dessa, la doppia cinghiata con Dessa che arriva in contropiede feroce. Harry salvato, la botta 4-1. Danny Big D Caprara e che Yeze Got, e Yeze Got l'ha presa in shot detto su Harry. Dessa in taglio sotto, sì. E poi viene affossato male da Danny, che tiene fede al suo soprannome, Got, che non sta solo per Capra, ma per il più grande. Arriva la botta doppia, non va. Spritz legge bene il gioco, la Deb che sta recuperando il pallone, è troppo lontano, il pallone non arriverà mai in tempo. Arriva la botta doppia per Spritz che schiva tutto. Tre palloni per i reghi, Spritz che passa il pallone e suicida. Bruttissime spaziature, la botta doppia in contropiede. Pallone che vola via male, qui grande sfortuna da parte del numero 8 perché il pallone gli è chiaramente sfuggito di mano. Danny contropiede feroce, la botta sulla Deb che non si sa come schiva, e alla fine qui la porta a casa i set, i Delta, con una gran dose di fortuna. 4-2, ultimo set, in altri momenti no. Qui tre palle per i Delta, ovviamente andranno su Nicolò che però in tranquillità gestisce tutto. Belli taglio di Danny che prova anche a tenere la terza palla con allungando il piede. Niente da fare però, il 24 Nicolò, la botta piuttosto alta, il numero 24 Spritz che voleva fermare il pallone ma non riesce. Nicolò, serie di finte, alla fine arriva il classico tiro solo polso. Pallone che si poteva e si doveva fermare, a questo punto tre palle consegnate ai Prime che sanno come gestirle. Arriva la botta doppia, questa volta la Deb entra finalmente in partita con questa bella presina. Botta del solo Harry su Danny. Buona la gestione da parte dei Prime che recupera l'ultimo pallone. Palla affidata proprio a Nicolò con la sua inventiva. Botta secca di Chessi che elimina. 5-3. Sembrerebbe che i Delta si siano risvegliati del tutto.
Danny, Nicolò, la botta del solo Nicolò. C'è Sedessa, Danny che fa una schivata da uno che ha 15 anni in meno di quanti ne ha lui. Andrei, passaggio di là, Harry, Chelsea, le classiche spaziature sempre ottime. La botta del solo Chelsea con Danny che fino all'ultimo è indeciso se provarlo o meno, alla fine la prova, l'errore. Sempre Chelsea e Harry, bella conduzione del game da parte delle star dei Delta. Botta doppia, ancora una volta Nicolò vede provvede schivando alto. Poi nuovamente girato di là, Dessa, Chelsea, botta secca di Nicolò, Dessa che alla fine difende all'ultimo con Nicolò che poi prende al volo, dopotutto è soltanto la terza. Una partita veramente da all star per questo ragazzo, con numero 25, 16 anni non sentirli, o qualcosa del genere, 15, 16, non mi ricordo, comunque 16, dai, 16, 16 anni non sentirli, fuori di testa. Harry, spritz, la connessione, la botta del solo Harry, grande pressione da parte del numero 24, quella spalla gira a una velocità veramente vorticosa. Il 24, il 25 nel posto, la connessione con spritz di soli avambracci perché le mani sono troppo mainstream. Botta doppia con spritz, doppietta personale. 5 contro 1. Nicolò Colombo nello spot di sinistra, in isolamento, sappiamo cosa può fare sto ragazzo, e arriva il classico tiro solo di polso, poi la consueta schivata in salto. Si vede che è un pochettino stanco e ci può stare, con tutto quello che ha tirato e preso a volo in questa partita. Arriva la botta doppia! Niente da fare, 8-6 per i Prime. Inutile quest'ultimo set vinto dai Delta per aggiudicarsi la partita, comunque è un match veramente incredibile.